Con piacere posso annunciare che oggi è stato approvato il mio ordine del giorno che riguarda il sostegno agli studi paleontologici e l'approfondimento geologico sull'altopiano della Gardetta in provincia di Cuneo. Tutto nasce da un ritrovamento che un amico, un ex collega, il dottor Enrico Collo, accompagnatore naturalistico, grande uomo di montagna e di territorio, ha rinvenuto sull'altopiano della Gardetta appunto delle impronte che sono state identificate come impronte di dinosauro. I grandi esperti che poi si sono confrontati e hanno analizzato queste impronte, da Edoardo Martinetto del Dipartimento della Scienza della Terra dell'Università di Torino, che le considera nuove per la scienza queste impronte uniche in Europa, o Marco Romano della Sapienza di Roma, che dice che appartengono queste impronte a un arco sauriforme di almeno 4 metri, quindi un gigantesco coccodrillo terrigeno che girava milioni di anni fa nelle nostre vallate, o come Massimo Petti del Museo di Scienze di Trento, che dice che sono un ritrovamento eccezionale sia per come sono preservate queste orme, sia per la morfologia che va a individuare una nuova specie che fino adesso era alla scienza sconosciuta. Si aggiunge poi anche Massimo Bernardi, paleontologo del Muse, che parla che questo ritrovamento è particolare anche perché è rinvenuto in un luogo che si pensava inospitale per la vita. Come ho detto, era un grosso coccodrillo preistorico di circa 4 metri terrestre, e quello che è anche curioso è che gli è stato dato un nome che verrà riportato sui libri di paleontologia di tutto il mondo e che celebrerà un luogo delle nostre montagne. Infatti questo animale è stato chiamato Isochirotherium gardettensis, proprio in omaggio all'altopiano della Gardetta, dove il dottor Collo ha ritrovato le impronte. Dato che questi ritrovamenti sono eccezionali e unici, se vogliamo, nel panorama del nord-ovest, necessitano chiaramente di tutela e di protezione in un'area come quella dell'altopiano della Gardetta, che di per sé ha già un valore paesaggistico e naturale straordinario. Da qui quindi la richiesta che è stata approvata è stata quella che impegna la Giunta a sostenere lo studio paleontologico e l'approfondimento geologico nell'altopiano della Gardetta, da avviare ovviamente di concerto con i comuni, l'Unione Montana, la provincia, tutti gli enti che operano sul territorio, per la creazione di un geoparco che si inserisca nella rete dei geoparchi italiani ed europei dell'UNESCO. Questo per aumentare la tutela dell'area, ma allo stesso tempo per incentivare il turismo di cui abbiamo necessità e bisogno in questa stagione.